Salve a tutti ragazzi, ben arrivati qui sul mio canale. E siamo qui oggi con un video diverso dal solito. Premetto che la. Vive Castori! Comunque, un video su Omegle. Però attenzione, perché come avete letto dal titolo, non è un video comune su Omegle, è un video diverso. Perché oggi noi ci andremo a mettere nei panni di una giovane fanciulla. Per adocchiare un bel. È un'idea che però non ci è venuta qui sul momento, cioè ci è venuta sul momento, ma perché? Perché ci è capitato. Quindi adesso vi farò vedere cosa è successo, facendovi un po', commentandovi un po' quello che è stato già e quello che spero di riuscire a ripetere. Allora, è successo questo, come vedete dallo schermo. Lo stallone mi ha scritto: "Hey, M25". Comunque, il succo della situazione è che mi è venuta questa cosa in mente, ovvero di fingermi una ragazza 5 anni più piccola. Come leggete, lui ci è cascato, raga, ma è stato stupendo. Perché, allora, perché è stato bello? Adesso lo vedrete. Allora, come leggete, lui, vabbè, si presenta, dice che si chiama Enrico, io dico che mi chiamo Giulia. Pasquale Pratico. Lui passa direttamente avanti, quindi dice: "Hey, splendido nome". E io rispondo con una risposta che le ragazze, ragazzi, è mezzanotte anche per me, fanno sempre quando si sentono, diciamo, bene accette, no? Au, cioè non so come si pronunci quel coso così, grazie, con quella faccetta che non so cosa stia a significare, ma a me le ragazze lo fanno, ragazzi, ancora. Quindi ho deciso di farlo. Allora, lui mi dice: "Cosa fai nella vita?" Io: "Da 2 anni studio lingue a Milano, giusto?" E lui: "Spettacolo, io ormai sono 10 anni che faccio il cuoco, lavoro come sous chef in un ristorante qua a Torino. Allora, quando ci vedremo mi cucinerai bene, io che sono una brava troiottola." Cosa gli fai? Vieni qua. No, non c'è spazio. Ah, hai ragione, vabbè, allora abbiamo Tiger Shark in differita. Insomma, io gli dico che mi piace andare a Io correre. sono un'arpa per la Madonna. Si sente anima comunque lei stasera, non va bene questa cosa. Allora, dico che mi piace andare a correre. È risaputo che le ragazze vanno a correre, non hanno un bruttissimo fondoschiena. Quindi lui se ne esce dicendo: "Wow, allora avrai un fisico niente male." Esatto, signore, esatto. Quindi io qua volevo già decidere di troncare la situazione con Alfa Pecora. Perché? Perché me ne sono uscito dicendo: "Giudica tu", e gli ho mandato il link di una persona che saluto, tra l'altro, perché non è che sono stronzo, nel senso che avevo detto un nome a caso, Giulia. Di conseguenza lei si fa chiamare Giulia, è stata la mia leader quest'anno in Inghilterra, quindi la risaluto, probabilmente vedrà questo video perché glielo spammerò su WhatsApp. E quindi eccola qui, cioè non dovete stalkerarla, però insomma gli ho mandato sto link del profilo. Lui ci è cascato. Che cazzo? Io dovevo calarmi nella parte, no? E comunque tenere la chat. Quindi lui, che inizialmente stava cercando di copiare il link, ma poi come leggete non ce l'ha fatta, mi dice: "Hai kick?" Io che ho kick e ve lo spammo qui in descrizione, A bestia. a bestia, no? E mi sono calato e ho detto: "No, cos'è? Un'app di messaggistica." Quindi mi sono calato nella parte e ho portato avanti, diciamo, questa conversazione. Poi il genio, che probabilmente anche lui vedrà questo video, perché poi vi spiego, però il genio, questa mi dispiace per te, anzi mi dispiace Enrico perché ti chiami Enrico, mi dice: "Quella che c'è scritto Università di Modena?" Allora, sopra io ho detto che studiavo lingue a Milano, sotto lui mi dice di Modena, no? Milano e Modena, per carità, iniziano per M, ma è un po' diversa come situazione. Io dico sì, la risposta è stata davvero, davvero carina. Anzi, bellissima, io grazie, quindi Giulia ti ha fatto un complimento. Giulia, hai trovato l'uomo della tua vita. E allora attenzione, perché qui scatta l'arte da rimorchio. Esatto. Allora, lui se ne esce dicendomi che è fidanzato. La mia risposta è: "Se lei non viene a saperlo, non ci sono problemi." E allora lui fa: si presenta, va su Facebook. Io qui chiaramente vi, come dire, non vi farò leggere il cognome. Perché no, Privacy. esatto. Privacy. Allora io lo cerco. Ma sei caduto dal letto? Quanto puoi essere annicappato? Vabbè. Poi attenzione, perché qui ragazzi alla fine doveva esserci una conclusione, eravamo più o meno mezz'ora che chattavamo. Gli dico: "Finiamola qua, non sono Giulia, però devi ammettere che mi sono calato bene nella parte, tranquillo, non verrai Sì. stalkerato assolutamente, era solo una cosa per YouTube." Sì.
Kong. Lui stava qua, però. Sta nel vostro sottoletto. La finisci di sentirti anima? Lui stasera, raga, è convinto di essere anima. Io glielo dico, non sei anima, ma lui no. Non vuole sapere di non essere anima. Per lui è anima. Al che lui mi fa piacere che non se la sia presa, quindi ha detto anche che mi seguirà su YouTube. Bella, in caso tu stia guardando questo video. Comunque, ragazzi, l'intro è stata parecchio lunga. Infatti, non è un intro in realtà, cioè. È il senso del video. È una parte del video. Quindi a questo punto, ragazzi, io direi di iniziare. Ne faremo uno, però, chiaramente. Uno venuto bene. Perché altrimenti niente, carico un video di 40 minuti. Allora, New. Chiaramente, ecco, la parte forte, tra virgolette, tanto io scrivo. Che cazzo è un codice fiscale? Vediamo se lui o lei. M. F. Dipende, dipende. Dipende. A few moments later. Comincio io, dai. Un bel ciao da ragazza in questo caso, con la faccetta simpatica. 19. 19. 19, ma vaffanculo. Mi gioco il Milano, mi gioco Milano-Modena. Piacenza. Un pezzo di merda. Piacenza. Milano. De Cristo, sì. Liceo. Come liceo? Nello Si fa sbocciare. liceo? Si fa liceo? Io. Se è 2001, sì. Ma che cazzo? No, Come va cioè, adesso? Hanno bocciato 2001 pesantemente. No. Studio lingue. E rimaniamo sul vago. Sì, cazzo. Raga, volevo informarvi che il nostro cuginetto sta rimorchiando suo Migol. Mentre lui fa la parte della ragazza su Mingo. Esatto. Che cazzo Allora, è facciamoci i cazzi suoi. Allora, di dove sei? Roma? Bene, tu Salerno, come va? Bene, diciamo, come mai diciamo? Sono stata da poco frienzonata, raga. Guardate come ha scritto frienzonata. Friends zona. Guardate. Come fai a scrivere fine? Ti prego, guardate se legge. Sì, si è Sì, messo a sì. fuoco. Niente, questo non risponde più. Visto che sono Agab, finisco il video con questa inquadratura e con lui sul fondo. Quindi, ragazzi, non è andata alla grande, nel senso che rispetto a quello che vi avevo fatto vedere all'inizio, non ci è andata nello stesso modo, ma era difficile perché all'inizio ha detto una botta di culo clamorosa e probabilmente non succederà mai più. Però, visto che l'ho fatto molto alla casus, vorrei sapere i vostri pareri e vorrei leggere nei commenti se riguarda un video del genere, in modo che io ve lo potrei anche riportare. Stessa tipologia rispetto al solito classico Meagle. In caso potrei riportare un video del genere magari studiato meglio e anche venuto meglio, si spera. Alla fine dipende molto dalle persone, perché se poti male, come in questo caso, se poti bene, come nel caso di prima. Intanto lasciate un like se non siete già iscritti al canale, noi ci becchiamo nei prossimi video. Anche Bella! io! Ah. Ciao!